Istante Elettrodomestici, i più grandi megastore expert della Puglia. Ci trovi a Surbo, strada statale 613 Lecce Surbo, lato opposto centro commerciale Mongolfiera. A Mesagne, in via Montagna, zona commerciale. A Gallipoli, strada statale 101, presso centro commerciale Famila. Elettronica, informatica, tecnologia, piccoli e grandi elettrodomestici, articoli per la casa, liste nozze e tante esclusive promozioni. Più 3 per la Dolomiti Energia Trentino, 21 secondi da giocare, si riprende con il possesso per la formazione bianca-azzurra, il pallone nelle mani di Moraschini, 7-6-7-9, conta l'arbitro, il lob intercetta Kraft, poi il pallone strappato da Chappell, poi Forrai, si fa la caccia all'uomo, Gomez per Marble, Marble non tira, inseguito c'è il fallo adesso di Riccardo Moraschini. 9 secondi, 76-79, doppio blocco, l'uscita è per Forrai, arriva il fallo adesso del numero 9 Riccardo Moraschini, va in lunetta Toto Forrai, è stato determinante con la sua prestazione, il libero per l'Italo argentino, il capitano dell'Aquila Trento non sbaglia. 76-80, seconda possibilità per uno degli uomini di fiducia di Maurizio Buscaglia, secondo libero va dentro, Moraschini prende il pallone, 8 secondi, 7-6-8-1, Moraschini arresta il tiro da 3 punti, l'errore, il rimbalzo è di Kraft che rischia poi anche l'antisportivo, finisce il match con la vittoria di Trento che guadagna la possibilità dei playoff, 81-76, 5 di vantaggio per la squadra di Maurizio Buscaglia che ha disputato un ottimo ultimo quarto. La Epi Casa esce sconfitta dall'ultima partita di stagione regolare, mancando il record di punti in classifica. Si consola giocando un playoff inatteso e con diversi giocatori tra le nomination per i premi individuali di fine stagione. Da sottolineare la prova della Dolomiti Energia di coach Buscaglia, che ha combattuto come aveva annunciato per centrare i playoff per il quinto anno consecutivo. I trentini hanno giocato un girone di ritorno con il coltello tra i denti ed hanno strappato il pass con la sesta posizione. Il match è incerto nelle prime fasi, come nella gara di andata si trasforma in una battaglia di difese. Trento è squadra che sa come insabbiare i meccanismi offensivi avversari, tuttavia ha subito il primo allungo dell'Eppi Casa, spinta da Brown e Moraschini. Gaffney si è imposto difensivamente rimanendo più di 30 minuti in campo. Wes Clark è rimasto in campo per più di 25 minuti con una buona resa generale. Il numero 10 è andato per la prima volta in doppia cifra, mostrando miglioramenti della condizione atletica. Ha battuto spesso il proprio uomo, creando un vantaggio per sé o per un compagno. Ora deve lavorare per riacquistare fiducia nel tiro da 3 punti. Chappell si è speso in difesa su Beto Gomes, con il quale ha ingaggiato un duello estremamente fisico. L'ex Cantù è sembrato nervoso ed ha commesso molti falli, costringendo coach Vitucci a fare a meno di lui e di John Brown fino a pochi minuti dal termine. Nel finale Trento è stata decisamente più brillante, mentre la Epi Casa ha faticato a tenere il passo nonostante gli sforzi di Capitan Banks. 9 punti nel solo secondo tempo per il numero 0, che ha contribuito significativamente al più 16 di valutazione della propria squadra nei confronti dell'Aquila. Nonostante la sconfitta, Brindisi ha fatto registrare 15 assist ed ha tirato con buone percentuali, ma è stata spazzata via al rimbalzo. Ora c'è meno di una settimana per preparare la prima trasferta di questi playoff. Ancora una volta Brindisi incontrerà la Dinamo Sassari, che ha già eliminato i pugliesi nell'edizione 2014 ed è la squadra più in forma del campionato. I ragazzi di coach Pozzecco sono alla 15ª vittoria consecutiva tra campionato e coppa e stanno esprimendo il loro miglior basket. Iniziare una serie nel Palla Serra di Mini non sarà impresa facile per Brindisi, che non ha mai superato i quarti nella propria storia, ma i ragazzi di coach Vitucci hanno cuore da vendere e giocheranno quantomeno per avere 2 partite al Pentassuglia. Mi dispiace oggi non essere riusciti a vincere anche questa partita qua, sicuramente abbiamo messo in campo tutto quello che avevamo dal punto di vista delle energie fisiche, quando ci sono un po' annebbiate le idee, cioè veramente nell'ultima
parte di partita, gli ultimi 6-7 minuti, abbiamo fatto qualche scelta un po' sbagliata, siamo andati un po' veramente in affaticamento fisico e anche di mentale, proprio dal punto di vista della lucidità. Mi spiace perché i giocatori e il pubblico meritavano oggi la soddisfazione di finire la stagione regolare con una vittoria, però non c'è di che rammaricarsi più di tanto, perché a fronte di insomma, delle difficoltà anche ad allenarsi durante la settimana, le assenze eccetera, insomma, senza tirare fuori 100.000 scuse, però insomma, oggi comunque abbiamo dato tutto quello che potevamo. Poi un po' di rimbalzi in più, loro sono riusciti a prendere in attacco, noi invece rimbalzi in attacco oggi non abbiamo fatto niente, abbiamo preso il 9% di rimbalzi in attacco, qualche palla persa di troppo eccetera, fa sì che loro abbiano tirato molto più di noi, e quindi con numeri abbastanza evidenti, anche che togliendo un po' i tiri liberi, insomma, diciamo che dai 12-15 tiri in più loro li hanno fatti, e chiaramente anche magari non tirando poco peggio di noi. Però insomma, alla fine questo, come dire, il volume ci ha penalizzato, insomma, anche sappiamo che giocare contro di loro non è faticoso di per sé, come dire, dall'inizio, perché per il loro modo di giocare è abbastanza pesante, così abbastanza greve, no? Sto canestro fatto insomma, di grande fisicità, e quindi alla lunga questa cosa qua per noi è stata abbastanza pesante, però ripeto, chi è andato in campo ha fatto del proprio meglio, quindi c'è comunque, credo, da essere orgogliosi di quello che ha provato a fare la squadra anche oggi, senza cercare, come dire, scuse preventive o alibi rispetto alla prestazione. Poi l'avversario ha vinto, perché chiaramente alla fine ha messo in campo qualcosina in più e ha meritato, e basta. Poi finisco dicendo che adesso al di là della posizione è che fa sì che ci sia, insomma, che noi dobbiamo cominciare fuori casa con Sassari, come sapete andremo a fare, sicuramente sperando di avere una settimana buona dal punto di vista fisico, recuperando Rush, inserendo il nuovo arrivato, quindi arrivando a sabato alle migliori condizioni. Il fatto poi di giocare le prime due fuori casa non ci spaventa, mi dispiace per magari due incassi garantiti che avevamo qua arrivando quarti, che insomma potevano, era una cosa che avevo promesso al presidente e non sono riuscito a mantenerla, mi spiace molto, però cercheremo di farli lo stesso facendovi venire qui e facendovi restare qua, quindi insomma adesso a testa alta assolutamente, perché comunque guardando tutto, anche se non il bilancio lo faremo veramente a fine corsa, però insomma chiudiamo la stagione regolare con un ottimo, come dire, percorso, e adesso ci godiamo questa coda, che è quella per cui i giocatori amano questo gioco qua, cioè i playoff. Coach, alla vigilia come l'avresti definita? La partita dell'ultima spiaggia, ve la siete giocata con tutte le energie possibili perché valeva un posto nei playoff. Guarda, adesso che mi dici così mi viene in mente anche una cosa che non ho detto né in conferenza stampa né prima, cioè il fatto che noi abbiamo maturato una forza, abbiamo maturato un'esperienza per giocare certe partite da dentro fuori, ci sono serviti gli anni che abbiamo fatto, e quindi nel momento in cui devi giocare così ti senti, voglio dire, Trento che deve fare la grande partita. Siamo venuti su un campo dove una squadra in tutta la stagione ha dimostrato di essere molto forte, dove abbiamo incontrato una squadra che ha fatto un ottimo campionato, ma siamo venuti proprio molto concentrati su noi stessi. Questo probabilmente ci ha anche aiutato nel secondo tempo a mettere i puntini giusti sulla partita, a cambiare le due o tre cose o a migliorare le due o tre cose che servivano, e abbiamo avuto una fretta nel primo tempo,
che non abbiamo avuto nel secondo, e devo dire la verità, abbiamo anche capito il punteggio, se si può dire così, cioè ci sentivamo nel match, 50 pari, 55 pari, 60 pari, così dovevamo fare, stare lì per l'ultima zampata. Sì, non si poteva pretendere di partire, andare chissà dove o fare tiri, grandi tiri della vita, ma bisognava lavorare azione dopo azione. Come tu dicevi giustamente, un sostanziale equilibrio, poi lo sprint finale, frutto anche della differenza di energia in campo per le ridotte rotazioni di Brindisi, ma voi eravate veramente molto presenti stasera. Beh, ma sì, poi alla fine abbiamo pareggiato un pochino i minutaggi loro, ma perché dovevamo giocare in quel modo lì, quindi alla fine credo che ci sia stata anche una grande forza di volontà della mia squadra, e con Brindisi che stava giocando per vincere la partita, secondo me abbiamo fatto anche le cose, insomma, giuste per vincere la partita. Credo che, che ci sia un merito indiscusso. E sono due stagioni che cambi la storia della tua squadra nella seconda parte del campionato, sempre. Sì, a me non è che voglio dire lo faccio apposta, o comunque c'è un modo di lavorare che ci, insomma, sono cose diverse, le stagioni sono vicine dal punto di vista cronologico, ma sono un po' distanti dagli accadimenti. La cosa importante è aver lavorato e aver fatto, ora lo possiamo dire dopo mesi di silenzio, anche delle scelte di come fare, come giocare, chi essere, come esprimersi nel campo per cercare di portare a casa le partite che potevano tenerci nel gruppone. Siamo stati nel gruppone, una vittoria è 6-4, una sconfitta è 6-11, è stata una regular season incredibile, quindi ci entriamo con le unghie, l'abbiamo presa, aggrappata, abbiamo scalato posizioni, quindi adesso dobbiamo continuare a stare sul pezzo. E che playoff sarà? Ah, daremo l'anima, più dell'anima. Pascolo dalla parte opposta a portare il contropiede col tentativo ancora dalla stessa posizione per Beto Gomes. Per sale ancora il blocco di Brown, il taglio, il pallone per lui, va a schiacciare John Brown. Vantaggio Trento, più due, Chapel, pallone sotto ancora per Brown. Si lamenta per un intervento di Gaffney, Zanelli a condurre il contropiede che va a concludere con Moraschini, Brindisi. Hogg, il lob per il tap-in, molto bello, da parte di Aaron Kraft. Hogg parte sempre molto lontano, il lob per Forrai, semigancio ed è molto bravo, Toto Forrai. Flaccadori non riesce a trovare spazio per alzarsi, lo trova, ci prova, Beto da tre punti. Giocatori che si allargano, poi Clark fa tutto da solo, va a depositare, subisce anche il fallo da parte di Flaccadori e Clark. Il pallone però è intercettato, toccato e recuperato dalle tese di Trento, ancora per Marble che va a concludere. Quindi Clark verso Gaffney, il contropiede della formazione brindisina con Moraschini che va a canestro, subisce il fallo da parte di Kraft. Marble per Gomes, l'uno contro uno con Gaffney, schiacciare, buon momento del match, può provare ad allungare, andare a prendersi il break in un momento decisivo della partita, e si chiude benissimo il gioco a due tra Dustin Hogg e Toto Forrai. Trento con il lob ancora per John Brown, il pallone per Zanelli che va a depositare a canestro sull'assistenza di John Brown. Prova a cambiare mano Forrai, il pallone per Hogg, si alza Gomes da tre, il canestro di Gomes. Ultimi 30 secondi, 26 adesso qui a Brindisi per il gran finale, ancora Marble a canestro per il più tre.
Laguna Beach Restaurant sul litorale nord di Brindisi. È aperto con bar, pizzeria e ristorante vista mare. Si organizzano compleanni, comunioni e tanto altro. Per info chiama Octagona al 333 85 94 233. Sandro De Pol, per Rai Sport avete raccontato certamente non la più bella prestazione di Brindisi, incerottata con tanti problemi, e di fronte i biancoazzurri avevano una Dolomiti Energia a Trento che voleva assolutamente vincere per rimanere in corsa. Dolomiti Energia molto determinata, era l'ultimo treno possibile, dall'altra parte Brindisi che ha avuto dei problemi nelle rotazioni, soprattutto dei lunghi, ha dovuto tirare il collo veramente a certi giocatori, a Gaffney e a Brown, poi gravato Chappell di tre falli subito nel primo quarto, decisamente poche spuntate le armi a sua disposizione, un ottimo Moraschini che ha confermato il grande campionato di quest'anno, un Clark che ha avuto qualche sprazzo sicuramente di vitalità, quando hanno avuto energia Gaffney e Brown hanno fatto comunque un buon lavoro. Comunque sarebbe stato scontro Puglia-Sardegna tra Brindisi e Sassari, cambia la posizione nella griglia playoff, Brindisi da quinta e questa Dinamo che non si ferma più da quarta. Brindisi ha fatto un ottimo lavoro, un ottimo campionato e ha agguantato con grande successo, grande merito i playoff e le prime posizioni. Sassari è una squadra che continua a macinare veramente gioco ed avversari, non sta praticamente più perdendo e sarà una bruttissima cliente come anche Brindisi nei prossimi playoff. Uno scontro veramente che si pronuncia molto infuocato, soprattutto vedendo quanti e quali giocatori potrà recuperare Brindisi inserendo il nuovo arrivato, e con un verdetto pressoché impronosticabile in questo momento. E Brindisi che potrà schierare il nuovo arrivato Phil Green con l'auspicio per coach Frank Vitucci che cambi qualcosa. Beh, chiaramente quello che si augura il coach veneto è che il nuovo arrivo possa dare linfa, possa dare vitalità, un po' di tiro soprattutto dalla lunga distanza, che è quello che forse un po' manca a Brindisi in certe giornate, e poi recuperare i lunghi, recuperare Rush che è un giocatore cruciale per questa squadra. Wojciechowski non so come si è messo, mi sembra che non sia messo benissimo e quindi farà molta fatica, ma con questi giocatori Brindisi può andare a giocare contro chiunque senza problemi. Coach Luca Laghezza, intanto doverosamente i complimenti per i risultati che avete ottenuto col settore giovanile della New Basket Brindisi, e poi l'esame, l'analisi di questa partita, purtroppo persa in casa con Trento. Coach, innanzitutto grazie, ovviamente i complimenti li giro ai ragazzi perché loro sono gli attori principali di tutta questa storia. E purtroppo riguardo la partita ci troviamo a commentare un esito negativo, però abbiamo troppo pochi uomini in questa partita, per cui c'è stato sicuramente le rotazioni ridotte, dall'altra parte una squadra che voleva a tutti i costi agguantare i playoff con una vittoria, e poi aveva energia in tutti i ruoli, e purtroppo nei momenti topici della partita hanno fatto un paio di giocate che hanno portato la partita dalla loro parte. In buona sostanza il cuore questa volta non è bastato, perché Frank Vitucci ha dovuto fare i conti della serva. Dall'altra parte, come giustamente tu dicevi, una Dolomiti Energia molto motivata, perché era una sorta di ultima spiaggia in chiave playoff. Io la verità confidavo, perché questa è una squadra, come dice il nostro coach Vitucci, tipo lo Zalgiris, non molla mai. Ho detto guarda, se vinciamo pure questa sarebbe proprio l'apoteosi, però speriamo di recuperare tutti gli uomini in modo da affrontare i playoff nella maniera giusta, anche perché non è una squadra che e si preoccupa di giocare in casa o fuori. Noi non le segniamo energie in nessun parquet d'Italia e confidiamo in questa squadra che ci ha dato tante soddisfazioni. Con il collega Pierpaolo Piliego, dopo una partita del genere, la prima
considerazione che si può fare con la sconfitta sotto gli occhi qual è, Pierpaolo? La prima considerazione in assoluto è che il quarto posto sicuramente non l'abbiamo perso stasera abbiamo sprecato un'occasione sicuramente, però tra infortuni vari e Rush, Wojciechowski, c'è già da 2-3 partite Brindisi ha fatto i miracoli, si riparte dal quinto posto, una buona sicuramente posizione per i playoff anche se non è la migliore, bisogna sperare, diciamo che quello che mi lascia ben sperare è il fatto che questa squadra fuori casa ha dimostrato di potersela giocare sempre, ora si tratta, bisogna recuperare gli infortunati e sperare di allungare un po' le rotazioni e provarci fino alla fine. È dura andare in campo con una squadra così incompleta? Ma è dura soprattutto quando affronti una squadra come Trento che per loro era una sorta di dentro fuori, nel senso che bisognava per loro vincere per sperare in un posto dei playoff, lo hanno fatto anche grazie agli altri risultati, perché a un certo punto Sassari perdeva in casa, c'erano una serie di risultati che magari rendevano un po' più tranquilla la partita della formazione di Buscaglia, invece alla fine hanno dovuto rimboccarsi le maniche e da quel momento in poi hanno aumentato l'intensità difensiva, hanno trovato il miglior marble e hanno vinto meritatamente una partita che li proietta al sesto posto in classifica, che per loro significa chiaramente playoff. Nei playoff bisognerà fare i conti ancora una volta con l'infermeria, però arriva Phil Green che sarà a disposizione già nel primo atto degli spareggi scudetto. Arriva Phil Green, però come sempre sembra che invece di essere più semplice si complica la situazione, perché stasera il nostro play Clark ha giocato una buona partita, magari non col miglior ritmo, però ha dimostrato di poterci stare. Ora con Green vediamo in settimana in che modo riuscirà ad integrarlo e riuscirà lui stesso ad integrarsi in questo scacchiere, che nel momento in cui le rotazioni cominciano a mancare ha un po' di sabbia negli ingranaggi e stasera si è visto tutto. Qui Jefferson in uno contro uno a sfidare proprio Jack Cooley, a portarlo spalle a canestro, lavora bene Jefferson, si sfida bene, trova due punti comodi, si gira, viene però cancellato da Devon Jefferson che spinge subito la transizione, non è un sovrannumero perché Sassari rientra bene, ma Jefferson si inventa un altro canestrone con una virata con l'inizio da oltre l'arco del signore qui inquadrato, che adesso però perde incredibilmente palla e lancia il contropiede del banco di Sardegna con la grandissima alzata per Achille Polonara che va a inchiodare il meno uno. Tony Carr di nuovo in campo, Jerry Blake fuori ancora per Tony Carr che si prende la responsabilità di una tripla importante, la manda a bersaglio, sfidata al tiro e qui un altro alley-oop per Achille Polonara che fa esplodere nuovamente il palaserra di Mini, giocata spaziale. Gentile prova a rispondergli ma poi serve Polonara, Spissu ben spaziato da tre punti e questa è una grande tripla di Marco Spissu, rimessa affidata a Tony Carr che serve Blake, bello il gioco a due ancora con Carr, qui la spaziatura per la tripla di Stone con Tony Carr che sfida da solo tutta la difesa, poi scarica per Gaines che serve a Stone un piazzato che Stone non può esimersi dal prendere e mandare a bersaglio. Vada nuovamente da Cooley, cercato sempre e comunque, è una sicurezza, una garanzia. Marco Spissu a meno a poco più di uno dal termine, recupero di Tony Carr che potrebbe servire Jerry Blakes, lo fa col dietro alla schiena, Jerry Blakes va a inchiodare. Ci prova a mettere in ritmo Jerry Blakes che però perde la maniglia, la ritrova fortunosamente. Poi Tony Carr che prova a servire, infila un'incredibile tripla che non ha alcun senso di esistere. Spissu grandissima con la giocata, il recupero e Polonara che va a inchiodare la Pimane senza commettere infrazione di passi per il 70-72. Non c'è spazio, allora si va da Polonara, ha una mano sopra la testa per la tripla di Spissu e questa è una grandissima tripla di Marco Spissu. Cantù si rifugia allora da Jefferson, il quale si mette in proprio e trova un canestro e fallo che fa gasare tutta la sua squadra. Ancora da Spissu, Rashawn Thomas prova a giocarsi l'uno contro uno, lascia sul posto mezza difesa, infila un grandissimo canestro. Yeah.
Sindaco Rossi, possiamo dire ci siamo? Il Palasport si farà? Allora, ci sono tutte le condizioni per farlo, abbiamo fatto incontri a Bari. Grazie alla Regione, al Presidente Vignano, sono stati costruiti proprio uno strumento per sostenere l'impiantistica sportiva in Puglia. Come sapete c'è lo stadio del Lecce e il palazzetto dello sport per Brindisi. Questo è assolutamente importante. Adesso bisogna costruire le condizioni per trovare, io spero che appunto la squadra costruirà una cordata per accedere a questo finanziamento importante. Assessore Oreste Pinto, dalle anticipazioni in sede televisiva durante terzo tempo a Telerama ai fatti concreti, ma quali saranno, dopo aver sentito l'opinione del sindaco, i prossimi step da affrontare, da sviluppare? Non sono opinioni, sono fatti, voglio mettere l'accento perché seguo anche i forum, come ben sai, e vedo che c'è un pull par lei sulla politica, sull'elettoralistica, invece no, questi sono fatti reali e lo dimostreremo abbastanza presto, perché il primo step è quello di fare una convenzione tra il Comune di Brindisi e la Regione. Noi ci diciamo disponibili a dare le aree per il palazzetto, la Regione individua il meccanismo finanziario, che in realtà è già stato individuato. Poi porteremo gli espropri in Consiglio Comunale e da lì partiremo per la gara per il gestore della struttura. Quindi sono passi tangibili, non sono chiacchiere, e pertanto noi stiamo andando avanti su questa struttura, come avevo anticipato a Telerama, non lo potevo dire perché giustamente spettava a Emiliano, loro stanno dando quasi la metà dell'investimento, quindi era corretto lasciare alla Regione l'imprimatur sull'investimento. In questo momento qualunque tifoso chiederebbe agli amministratori con quali tempi, quando? La speranza è di partire per l'altro campionato, quindi 2020-2021, con un nuovo palazzetto. I tempi potrebbero esserci, certo le lungaggini non burocratiche in questo caso, perché la burocrazia è davvero zero in queste situazioni, ma probabilmente qualunque tipo di meccanismo che possa allungare i tempi non burocratico potremmo fare conto, però diciamo l'intenzione è quello di farlo partire per l'altra stagione. Presidente Marino, quinti, non quarti, comunque è un grandissimo risultato, una stagione bellissima per la squadra, per la società, per la città, e poi c'è la questione Palasport, da dove vogliamo cominciare? Ma parliamo dal campo che è più bello, niente, abbiamo fatto veramente un campionato meraviglioso, l'anno scorso ci siamo salvati alla penultima. Peccato, volevamo fare il record in regular season perché quinti siamo già arrivati, quindi sarebbe stato bello arrivare quarti, non partire subito per la Sardegna considerando anche le condizioni fisiche di tanti dei nostri, in particolare nel settore lunghi dove siamo stati falcidiati dalla sfortuna, vedi Wojciechowski, vedi Rush, e poter inserire con qualche allenamento in più fatto in maniera più tranquilla nella nostra casa il nuovo arrivato. Quindi ci prendiamo il bello di questa stagione, ci prendiamo una finale di Coppa Italia, ci prendiamo un quinto posto, e poi forse c'è anche una giustizia sportiva. Noi lì all'andata vincemmo con la bomba di Moraschini, che probabilmente sarà il buzzer beater dell'anno, e qui loro hanno, guadagnandoci la Coppa Italia a discapito loro, e loro qui si sono presi i playoff giustamente, perché hanno fatto un girone di ritorno straordinario come fanno da tanti anni ormai. Nell'immediato c'è il playoff, in prospettiva c'è la storia del palazzetto, ma secondo voi della società, della New Basket, quante concrete possibilità ci sono che si arrivi al traguardo e come? Allora, le possibilità sono concrete, sono molto importanti, primo perché ha preso un impegno anche il Presidente della Regione Emiliano, secondo perché erano mesi che lavoravamo a fari spenti su questa operazione insieme all'assessore e al sindaco, terzo perché siamo stati ricevuti a Bari nell'ufficio di gabinetto di Emiliano, eravamo io, l'assessore Pinto, il sindaco Rossi e l'architetto Lacinio, e in quell'occasione c'era il presidente del PIA Sviluppo e il presidente, mio amico Andrea Bodi, presidente del Credito Sportivo. Abbiamo buttato giù le basi affinché questo progetto si possa portare avanti, in maniera concreta, però non vorrei che la gente si faccia prendere dei facili entusiasmi, non dimentichiamo che è vero che si parla
parla di un PIA a fondo perduto, questi contributi regionali che sono sostanziosi, però c'è anche vero che c'è da fare una pratica col credito sportivo che difatti ha tutti gli effetti un mutuo a lunghissimo termine che va onorato e pagato, e c'è da mettere dei fondi propri per arrivare alla definizione del business plan, della struttura della quale diciamo avrebbe dei costi di realizzazione importanti, siamo dei primi costi che abbiamo visto intorno ai 10 milioni, quindi bisogna stare attenti, sono cifre importanti, sulle cifre sulle quali dobbiamo andare a lavorare, però c'è grande unità di intenti e credo che questa sia la volta buona, perché c'è grande volontà da parte della Regione, da parte dell'amministrazione e da parte nostra a poterci inserire in questa operazione che possa veramente consolidare il progetto New Basket e possa consolidare il futuro della Epicasa in una nuova casa, in una nuova struttura da 6.000 spettatori. Distante Elettrodomestici, i più grandi megastore expert della Puglia. Ci trovi a Surbo, strada statale 613 Lecce Surbo, lato opposto centro commerciale Mongolfiera. A Mesagne, in via Montagna, zona commerciale. A Gallipoli, strada statale 101, presso centro commerciale Famila. Elettronica, informatica, tecnologia, piccoli e grandi elettrodomestici, articoli per la casa, liste nozze e tante esclusive promozioni. Terzo tempo, ogni martedì alle 21:30 su Telerama.